Buon Natale da tutta la redazione delle TG Media News. Siamo giunti al momento del riepilogo settimanale delle notizie più importanti della settimana. Partiamo da lunedì 18 dicembre, purtroppo con un dramma della solitudine, un ennesimo dramma a Palermo sotto i portici di Via Crispi, angolo di Via Guardione. È stato ritrovato infatti senza vita un clochard di nome Franco Ferrante, conosciuto e ben voluto da tutti i residenti e commercianti della zona. Ascoltiamo le testimonianze. Stamattina a Palermo, in via Guardione, è stato ritrovato purtroppo un uomo deceduto, ancora non si sanno le motivazioni, un clochard, però sappiamo il nome, Franco Ferrante, trovato qui dai commercianti della zona che lo conoscevano tutti, era qui da 4 anni. Adesso ascoltiamo le loro testimonianze. Io sono 3-4 anni che sono qua, lui viveva qua, fra qua e la piazza che c'è là. Un po' tutti lo aiutavamo, ma anche lui ogni tanto entrava in comunità, dopo riusciva, purtroppo beveva. Io dicevamo di non bere, lui smetteva di bere, dopo ogni tanto beveva. Stamattina si è accasciato, ma sabato scorso è venuto l'ambulanza perché era caduto, ha chiamato l'ambulanza, dopo se stavano portando, invece non c'era bisogno, comunque era una routine, poverino. Però era una bravissima persona. Abbiamo diviso tanto assieme, eravamo nella roulotte. Poi lui è stato prima in comunità 10 anni. Per me era un fratello. E lei abita ancora in questa roulotte? No, la roulotte l'hanno demolita. E perché l'hanno demolita? Perché dice che devono entrare al porto e devono toglierlo. L'hanno provata ad alzarla e si è aperta tutta perché aveva 10 anni. Al dormitorio non posso andare perché c'è il cane. E ora lei dove sta? La panchina, Piazza 13 Vitti. E Franco invece stava qui sotto i portici. No, Franco stava pure là. Ieri sera si è convinto, dice vado qua sotto i portici. Dice Franco, ma non è che piove che te ne vai? Ma dammi compagnia qua a me. No, no, mi secca, mi secca, mi secca. Stamattina mi sono alzato come di solito, vado al bar a prendere un caffè. E l'ha trovato qui accasciato. Sì, c'erano persone. L'hanno scoperto ed era tutto gonfio, nero. Cosa faceva nella vita Franco prima di scegliere questa vita? Allora, Franco faceva l'indoratore, poi per problemi di vista non l'ha più potuto fare. Ha un cugino carabiniere e un fratello cuoco. E nessuno l'ha potuto aiutare economicamente? No, economicamente loro sono là fuori, non prestano servizio là fuori tutti e due. Ma la comunità di Biagio Conte non vi aiuta? Io ci sono stato da Biagio, sia qua in via Decollati che a Tagliavia, a tutte le persone. Quando passa, una volta un sorriso, ti riempie di gioia. Non è il fatto che mi dai una monetina per comprare un caffè o del mangiare, ma ti riempie di gioia. Ieri dovevano venirci a prendere alla casa di Aldo, c'era il pranzo di Natale, non si è visto nessuno. Ora, dice che il 24-25 deve venire un'associazione. E allora facciamo un appello a tutte queste associazioni di non dimenticarsi di voi ora a Natale. Però vedi che cosa c'è? Altro che vengono qua, altro che vai nella mensa, mangi, reciti qualche brano, qualche poesia, stai in compagnia. E ora si parla di Malamovida, la lunga scia di violenze a Palermo, mette in allarme anche i rappresentanti dei quartieri che lanciano un appello alle istituzioni. Ascoltiamoli. La notte il quartiere non è controllato, diciamo, non ci sono forze dell'ordine, non c'è nessuno e agiscono durante la notte sempre agli stessi orari, sempre intorno alle 3, 4 e noi i proprietari devono stare a controllare le telecamere dato che non si dorme più la notte, per augurarsi, sperare che non ci sia qualcuno che ci venga a fare qualche sorpresa durante la notte. Poi è evidente che in questa parte di città, diciamo, ci sono molti atti ormai di violenza, di teppismo, vengono, diciamo, distrutte molte macchine per tentativi di furto. Ed è chiaramente una situazione che
dà l'idea che qualcosa sta andando ormai fuori controllo e che non c'è più il controllo, tra virgolette, del territorio da parte di chi dovrebbe essere preposto a queste attività. La paura ormai regna sovrana, dalla mattina è 24 ore su 24, perché abbiamo gente di malo affare sui marciapiedi che spacciano, addirittura l'altro giorno con la candela che si squagliano pure l'erba in piena in un'arteria principale. Disturbano, degrado, scippano, c'è veramente il peggio di tutto. Noi lo avevamo già detto il 12 giugno del 2023 con un corteo dove centinaia di residenti, commercianti, parti sociali avevano sfilato per andare in prefettura a chiedere maggiore sicurezza e maggiore legalità per Palermo. Evidentemente la risposta è stata di non dover creare allarmismi, e in questi sei mesi sono trascorsi con un aumento davvero importante di reati di tutti i generi, dalle spaccate dei vetri, rapine, scippi e quant'altro. Io credo che sia arrivato il momento che il questore, il sindaco, il prefetto si rendano conto che la situazione in centro storico, soprattutto nel quadrilatero della stazione centrale, ha necessità di una maggiore attenzione. Le forze dell'ordine devono in qualche modo presidiare, devono fare prevenzione all'interno di una città. Martedì 19 dicembre parliamo di mafia, confiscati i beni a tre imprenditori di San Giuseppe Jato che avrebbero favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Secondo la DIA, l'acquisto e la successiva vendita di un compendio aziendale sarebbero stati oggetto di speculazione di Cosa Nostra. Tutti i particolari nel servizio. La latitanza di Matteo Messina Denaro sostenuta anche dalla compravendita di un compendio aziendale. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di confisca emesso alla Corte di Appello di Palermo nei confronti di tre imprenditori palermitani operanti nel comparto agricolo, Gino Cino Ficarotta, il figlio Leonardo e il nipote Paolo Vivirito. Il provvedimento ha riguardato un'azienda del settore con sede a San Giuseppe Jato, costituita da 15 immobili e da un terreno di oltre 60 ettari, del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Gli accertamenti della DIA hanno infatti permesso di ricostruire le dinamiche sottese alla vendita del compendio aziendale che è stato oggetto di speculazione immobiliare ad opera di Cosa Nostra. Le indagini, corroborate dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, hanno di fatto consentito di riscontrare come il complesso agricolo acquistato all'asta da un soggetto compiacente ad un valore significativamente inferiore rispetto a quello di mercato sia stato poi rivenduto con una importante maggiorazione di prezzo, parte della quale, non dichiarata negli atti di vendita, sarebbe stata destinata al mantenimento della latitanza del defunto boss Matteo Messina Denaro. E ancora cronaca, la Polizia di Stato, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito una vasta operazione contro la pirateria audiovisiva con perquisizioni in diverse città italiane. Indagate 21 persone. Gli approfondimenti li ascoltiamo nel servizio. Le indagini dirette dalla Procura Distrettuale di Catania insieme al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica catanese con il diretto coordinamento del Servizio Polizia Postale di Roma hanno appurato l'esistenza di un'associazione criminale organizzata in modo gerarchico secondo ruoli distinti e ben precisi e con promotori distribuiti sul territorio nazionale e all'estero avente come finalità la costante distribuzione ad un elevatissimo numero di utenti in ambito nazionale e internazionale di palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi di proprietà delle più note piattaforme televisive. Gli indagati hanno fatto uso di applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi. Quest'ultimi sono stati utilizzati anche per l'intestazione di utenze telefoniche, di carte di credito, di abbonamenti televisivi e noleggio di server. Riscontrata la presenza
presenza su varie piattaforme social di canali, gruppi, account, forum, blog e profili che pubblicizzavano la vendita sul territorio nazionale di flussi, pannelli e abbonamenti mensili per la visione illegale dei contenuti audiovisivi fruibili anche attraverso numerosi siti illegali di live streaming. Sono 21 le persone al momento indagate, attive nella città di Catania, Messina, Siracusa, Cosenza, Alessandria, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, Pisa, Lucca, Livorno e Bari, a cui la Procura Etnea contesta a vario titolo reati quali associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico e frode informatica. L'operazione si avvalsa dell'ausilio del personale dei centri operativi sicurezza cibernetica di Reggio Calabria, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Roma e Bari e ha consentito di inibire questo flusso illegale. Mercoledì 20 dicembre ancora mafia, un altro fedelissimo di Matteo Messina Denaro in manette. Si tratta di un imprenditore con altri due uomini accusati di far parte della famiglia mafiosa di Mazzaro del Vallo. Ascoltiamo. I carabinieri del ROS del comando provinciale di Trapani hanno arrestato tre persone accusate di far parte della famiglia mafiosa di Mazzara del Vallo. Ai domiciliari l'imprenditore Giovanni Vassallo, in carcere Emilio Alario e Giuseppe Lodato. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido e ha fatto luce sugli affari e sugli assetti del clan di Mazzara del Vallo, da sempre alleato fedele del capo mafia Matteo Messina Denaro, a cui assicura aiuto logistico ed economico durante la latitanza. Dall'indagine è emerso che Vassallo, già socio di Giuseppe Grigo, l'imprenditore che grazie a Messina Denaro ha costruito un impero nel settore della distribuzione alimentare e che da tempo collabora con gli inquirenti, avrebbe fatto parte della rete di fedelissimi che gestiva le comunicazioni del boss defunto e avrebbe contribuito a finanziare la sua latitanza. Vassallo, fin dal 2012, avrebbe fatto parte del gruppo che organizzava gli incontri del capo mafia di Castelvetrano con gli altri uomini d'onore. I carabinieri hanno accertato anche il ruolo avuto da Vassallo in una rapina commessa a Palermo ad aprile del 2015, il cui bottino, secondo il pentito Attilio Fogazza, sarebbe finito nelle casse della famiglia di Matteo Messina Denaro attraverso l'imprenditore Giovanni Scimonelli, tra i finanziatori della latitanza del boss. Alario, accusato come Vassallo di associazione mafiosa, è già stato condannato in via definitiva per aver fatto parte del mandamento di Mazzara del Vallo. Maxi operazione da parte della Guardia di Finanza di Siracusa durante una diretta online di vendita di false griffe. Scattano due denunce, il sequestro di 500 capi tra abbigliamento e calzature di prestigiosi marchi nazionali ed esteri palesemente contraffatti. Vediamo. Ultimo pezzo, non ve lo fate scappare! In occasione del periodo natalizio, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa hanno intensificato i servizi a contrasto di ogni forma di abusivismo e contraffazione di prodotti non sicuri e nocivi per la salute dei consumatori. In particolare, nel corso del monitoraggio dei social network e delle piattaforme digitali di vendita online, i finanzieri hanno individuato due soggetti residenti in città, i quali in diretta su internet pubblicizzavano e distribuivano capi di abbigliamento e calzature di prestigiosi marchi nazionali ed esteri palesemente contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Li hanno così identificati tra le mura domestiche mentre realizzavano dei veri e propri mercatini telematici, prendendo gli ordini dei clienti e pur di aumentare le condivisioni dei post, pianificavano un'estrazione a sorte che consentiva ai followers più attivi la vincita di giubbotti e scarpe. Questa volta però tra gli utenti c'erano anche finanzieri che, atteso l'inizio della diretta giornaliera, hanno bussato alle porte dei soggetti coinvolti, quali con stupore e grande imbarazzo per essere stati colti in flagranza di reato, hanno immediatamente interrotto il collegamento. Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti, con la contestuale denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria per violazione delle norme che tutelano il marchio d'impresa.
Ben ritrovati nella seconda parte del riepilogo settimanale. Andiamo alla notizia del giovedì 21 dicembre. Sarebbe stato un minorenne, un 17enne, l'autore dell'omicidio di Rosolino Celesie. Il ragazzo, ricordiamo, giovanissimo di 22 anni, ex calciatore, ucciso nei pressi della discoteca Noct 3, dove sembrerebbe che una rissa tra ragazzi iniziata inizialmente dentro il locale poi sia proseguita in strada. Sentiamo i particolari. Sarebbe un minorenne l'autore dell'omicidio di Rosolino Celesia, ucciso nella notte all'esterno della discoteca Noct 3 a Palermo. Il 17enne avrebbe contattato le forze dell'ordine affermando di essere l'autore del grave fatto di sangue. Rosolino Celesia, la vittima, sarebbe stato colpito da due proiettili, uno al collo e l'altro al torace. Sembrerebbe in seguito a una rissa che avrebbe avuto inizio all'interno della discoteca Noct 3 di via Pasquale Calvi, in pieno centro città, e proseguito all'esterno del locale, in via Giovanni Raffaele, dove sarebbero stati esplosi colpi di pistola che hanno ucciso il giovanissimo. La giovane vittima è stata trasportata all'ospedale civico, ma a nulla sono valsi i soccorsi. Sul luogo dell'omicidio, in corso i rilievi della polizia scientifica. Questo può definirsi il tragico epilogo di una serie di episodi che hanno segnato nelle scorse settimane il centro di Palermo. Proprio nella zona dell'omicidio, qualche giorno fa, le forze dell'ordine erano intervenute in massa in seguito a diverse segnalazioni di allarme per una rissa tra giovani in strada. Al loro arrivo però non trovarono più nessuno. Il 10 dicembre scorso, in via La Lumia, durante una maxi rissa scoppiata in strada, venne ripreso da un telefonino un uomo che esplodeva a colpi di pistola in aria. Non solo mala movida, ma evidenti e gravissimi segnali di criminalità diffusa in una città dove il termine sicurezza perde il suo significato giorno dopo giorno. E ora lasciamo la cronaca, passiamo allo spettacolo. La Beneficenza, al Teatro Politeama di Palermo, si è svolto l'evento Un Magico Natale, organizzato dalla Fondazione di Tommaso Dragotto per regalare a tutti i bambini momenti di felicità e spensieratezza. Da sempre la Fondazione si occupa di valorizzare il nostro territorio, la nostra cultura, ma anche questa volta una nuova iniziativa con i bambini. Come mai? È l'oggetto sociale della Fondazione, che è la tutela del patrimonio artistico e culturale, e soprattutto lavoriamo sul sociale, soprattutto per le persone. Allora, il nostro debole nella Fondazione sono i bambini e le persone anziane. E con i bambini lo facciamo quasi ogni anno, no? Li coinvolgiamo direttamente per far capire, a prescindere che comunque i bambini sono il nostro futuro, diventeranno uomini, quindi soprattutto per chi ha più bisogno sotto questo aspetto, più che un bambino normale, bambini che hanno bisogno di un qualcosa in più. Ecco, questo per loro la globalizzazione, le loro idee, il loro modo di incontrarsi li può aiutare. Anche noi facciamo il possibile per dare una mano a tutti quelli che ne hanno bisogno. Cosa farete in questa iniziativa? Io vorrei stare sempre con i bambini a parlare con loro per poter dire e sognare, no? Perché per esempio sognare è un aspetto fondamentale di stato della mia vita. Anche quando ero bambino, veramente dico, quando ero bambino io sognavo determinate cose e guarda caso si sono avverate, perché chi vuole raggiungere un obiettivo, i bambini, se non gli si dà un piccolo impulso direttamente, ne hanno assolutamente bisogno, rappresentano dopo noi un popolo, un futuro, e quindi se non li aiutiamo e facciamo il possibile per aiutarli, che cos'è la vita, no? È niente, bisogna dare qualcosa del nostro io a loro. Quindi tante attività per questi giorni? Sì, io spero di fermarmi, è Natale, ne parliamo dopo Capodanno, che c'è l'Epifania. Anzi, stiamo facendo una cosa bellissima in azienda, stiamo dedicando mezza giornata, abbiamo invitato tutti i figli dei nostri dipendenti, sono una marea. Durante la pandemia e dopo la pandemia ne sono nati un 18-20. Bene, li riuniamo e facciamo la festa con loro direttamente, una cosa bellissima, a me piace moltissimo. Dopo rimangono gli anziani. Ancora non abbiamo fatto nulla per gli anziani, ma ci stiamo pensando, perché loro forse più di tutti noi hanno bisogno di aiuto. Venerdì 22 dicembre, ancora Natale nelle strade di Palermo, un evento a diffuso calore e allegria al cuore delle comunità. Un gruppo di motociclisti, infatti guidati da Leonardo Salerno del motoclub Good Bikers Palermo, vestito da moderni babbi Natale, hanno donato panettoni e gadget natalizi ai bambini e agli anziani più bisognosi delle periferie. Vediamoli.
siamo qua per festeggiare più che altro l'evento della nascita del nostro Signore Gesù Cristo. Io ringrazio per questa cosa qua la famiglia Feguccia, dei personaggi simpatici che conosco tutti quanti, Angelo, Vincenzo, Sabina e Marco, che è qui presente, per cui dico vogliamo dare uno spunto anche per dare solidarietà ai poveri, agli ammalati, ai disabili e a quelli che hanno dei bisogni. La nostra presenza nel territorio quotidianamente non soltanto per risolvere i problemi che attanagliano la circoscrizione, ma anche in queste occasioni di festa, in occasione del Santo Natale, per la spartizione dei pandori e dei panettoni. Siamo stati in giro nella quinta circoscrizione, da Borgo Nuovo, passando il Passo di Rigano e arrivando fino al Castello della Zisa. È stato come sempre un piacere vedere tutti gli amici e tutte le persone che trovano oggi un motivo per sorridere. Siamo qui per dare un panettone nel senso di dare un sorriso prenatalizio a tutti quelli che si avvicinano a noi, a persone anziane, a bambini, a tutti quelli che hanno bisogno anche di un sorriso in più. Una vera e propria festa itinerante su due ruote, quella che oggi i Gubikers ci stanno regalando all'intera città. Stiamo attraversando le principali borgate della città di Palermo per regalare, attraverso un piccolo gesto, un dono culinario e un sorriso a tutti i cittadini. Una domenica di festa, di amicizia, di sorrisi, sì, perché non è detto che per forza bisogna andare nelle aree più marginali, anzi, spesso la marginalità è dentro di noi, è nella sofferenza, nel dolore, nella tristezza. E allora si è deciso di regalare ore di sorrisi in giro per la città e grazie veramente di cuore a Leo Salerno, al gruppo dei Good Bikers che stanno riempendo la città di sorrisi. E si parla di presepe vivente, grande entusiasmo dei piccoli alunni dell'Istituto Comprensivo di Casteldaccia, con il grande impegno ovviamente da parte degli insegnanti e le mamme dei piccoli. Tutta la scuola infatti si è trasformata in un grande presepe dove i protagonisti sono stati tutti gli alunni. Vediamo il servizio. Devo dire che questo presepe vivente, ideato dalle insegnanti e fortemente voluto dai genitori, testimonia l'attaccamento per le tradizioni di questo paese, di questa scuola e la necessità, la sete da parte di tutti, degli insegnanti, dei genitori e dei bambini, di valori autentici. Che se ne dite in una società apparentemente consumistica, apparentemente di spreco? L'aver voluto questo fortemente, l'aver contribuito tutti, ciascuno apportando il suo contributo, non può che testimoniare che ancora oggi il popolo casteldaccese, come tutte le comunità cattoliche, restano ancorate ai valori del Natale. È stata un'esperienza bellissima perché ci siamo ritrovate in una grande collaborazione, intanto tra noi insegnanti e poi con i genitori, il preside e tutti quanti. Abbiamo lavorato con tanto entusiasmo perché in questo entusiasmo c'erano tutte le nostre tradizioni, quelle che nel cuore coltiviamo e che tante volte vengono un po' trascurate. E poi didatticamente è stata un'esperienza positiva perché dall'insegnamento tipico del trasferire i saperi siamo passati a un insegnamento laboratoriale. Sicuramente è stato un momento importante di unione di tutti quanti, che poi è anche il simbolo del nostro presepe, l'unione, è l'amore e la pace. Siamo riusciti veramente a realizzare un bellissimo lavoro, sono come insegnante di religione particolarmente felice perché siamo riusciti a far vivere ai bambini il Santo Natale. In un periodo in cui ci sono tante polemiche sul crocifisso sì, crocifisso no, presepe sì, presepe no, noi nella nostra scuola, grazie al nostro dirigente, abbiamo avuto la possibilità proprio di far vivere ai bambini proprio l'atmosfera natalizia con il dono di Gesù Bambino. È stato un grande lavoro di squadra coordinato dalle insegnanti tutte
che sono state coadiuvate attivamente da un buon numero di genitori che si sono interessati a portare abiti, a portare suppellettere antiche, hanno collaborato attivamente affinché questa manifestazione riuscisse. Tutto ciò fa parte del mio modello di scuola, cioè la sana alleanza tra genitori e corpo docente, che deve portare dei buoni frutti affinché i ragazzi possano godere di questi bei momenti di socializzazione e soprattutto possano vivere nel cuore un'esperienza così intensa come quella del Santo Natale. Quindi sono veramente particolarmente soddisfatto del lavoro fatto, della reazione dei genitori, della collaborazione tra tutti i docenti, e quindi un'esperienza sicuramente positiva da ripetere in futuro. Diciamo che Casteldaccia è in movimento, un grandissimo movimento sia in tutto il territorio sia nelle scuole. Oggi siamo qui in via Trapani, una bellissima manifestazione organizzata dai professori per i nostri bambini e con i nostri bambini. Diciamo che è un bello spettacolo veramente, perché è stato realizzato, diciamo, un presepe vivente all'interno della scuola. Cosa più bella credo che non ci sia, quindi ringrazio tutti i maestri, le professoresse, il preside e tutti coloro che hanno collaborato affinché si è realizzata questa bellissima manifestazione. Grazie ancora. E siamo giunti adesso alla fine, quindi al sabato 23 dicembre. Una bella notizia per quanto riguarda Termini Imerese, un nuovo complesso operatorio all'ospedale Cimino di Termini, appunto. Tra le sale operatorie ci sono la verde, la blu e la gialla, una di seguito all'altra, in un nuovo e moderno e altamente tecnologico complesso per interventi di chirurgia, ortopedia e otorinolaringoratria. L'intervento è stato realizzato dall'ASP di Palermo e ha investito oltre 2 milioni e mezzo di euro. Vediamo. Oltre 2 milioni e mezzo di euro per una struttura che consente la gestione e l'automatizzazione delle procedure chirurgiche e la gestione integrata di tutti i dispositivi presenti nelle sale operatorie. Il nuovo complesso operatorio realizzato al secondo piano dell'ospedale Cimino è stato inaugurato dal commissario straordinario dell'ASP di Palermo, Daniela Faraoni, e dal direttore sanitario aziendale Francesco Cerrito, alla presenza delle autorità regionali e locali. Nella stessa giornata il commissario straordinario e il direttore sanitario dell'ASP hanno anche inaugurato 16 nuovi posti letto realizzati al quarto piano dell'ospedale, 12 di riabilitazione e 4 di lungo degenza. Un lungo lavoro che ha dovuto sopportare anche il ritardo della pandemia, ma oggi siamo arrivati a conclusione, consegniamo alla città, ma non solo alla città, tutto il comprensorio, e grazie alle professionalità che in questo momento sono impiegate e lavorano all'interno dell'ospedale, direi anche oltre questo comprensorio, un'organizzazione all'avanguardia che ci consentirà di attivare processi di digitalizzazione fino ad oggi diciamo non possibili da applicare. Noi speriamo di poterne fare tante di queste inaugurazioni, di poter consegnare ai nostri concittadini una sanità sempre più avanzata, sempre più efficace, con strutture sempre più all'avanguardia, in grado di contenere le attrezzature più moderne e di dare sicurezza, perché una delle voci per le quali i finanziamenti del PNRR è prevista sono le misure antisismiche. È sicuramente una risposta importante alla comunità termitana rispetto anche a temi che recentemente sono stati sviluppati. Complesso operatore all'avanguardia di ultimissima generazione, un investimento importante che la direzione aziendale ha saputo portare a termine in tempi ragionevolmente brevi, ed è anche la possibilità allo stesso tempo di associare queste attrezzature di ultimissima generazione ad un potenziamento dell'offerta assistenziale con 16 posti letto di lungo degenza e di riabilitazione, che danno la misura concreta di quanto interesse il servizio sanitario regionale presso l'azienda offre ai cittadini di questa importante comunità. Quindi. E ora ci spostiamo in provincia di Trapani. Anche quest'anno tanti gli eventi culturali e musicali in occasione della manifestazione Erice Natale, il Borgo dei Presepi per le festività natalizie. Vediamo le immagini. Erice Natale, il Borgo dei Presepi, celebra sicuramente
è la Natività, quindi un momento di riflessione su valori che noi tutti condividiamo, che sono quelli della solidarietà, della fratellanza, ma anche il senso di comunità. Infatti diciamo, questo progetto appunto, che è Erice Natale viene realizzato insieme alle associazioni, alle scuole, a cittadini, a professionisti in generale che abbiamo coinvolto attraverso dei bandi, quindi tanto entusiasmo per la partecipazione che proprio diciamo, nello spirito natalizio emerge questo spirito di comunità, il senso dello stare insieme e di far qualcosa per la nostra comunità, proporre questo, diciamo, questo programma di grande prestigio e di grande qualità che spazia dalla musica antica, quindi un viaggio attraverso la musica antica per arrivare ai nostri giorni, ma anche molto animato per molta animazione per i bambini e per le famiglie attraverso il villaggio di Babbo Natale e i mercatini di Natale. E quindi Erice viene avvolta dalla magia del Natale e quindi già suggestiva di sua chiaramente si presta ad ospitare questo tipo di attività. E noi siamo ben lieti insieme all'assessore Cosentino, alla nostra giunta, all'amministrazione tutta, di proporre diciamo, per dopo tanti anni in maniera consecutiva e sempre migliorando quelle che sono diciamo, le proposte, questa manifestazione che ormai è consolidata ed è conosciuta un po' dappertutto. E quindi diciamo, è l'augurio che questo nuovo anno, che è stato l'anno della ripresa, con il nuovo anno che culminerà naturalmente il 31 con il solito concerto di Capodanno, con i 40 che vanno i 90, sarà un momento sicuramente per festeggiare l'anno della ripresa, ma soprattutto l'auspicio è quello che il nuovo anno possa essere davvero l'anno della rinascita. Quindi auguri a tutti voi. Bene, queste erano le ultime notizie del riepilogo settimanale. Vi facciamo gli auguri da parte di tutta la redazione. Comunque restate con noi perché adesso ci sarà lo speciale Natale Magico realizzato da tutto lo staff di Tele One per festeggiare insieme a voi, amici che ci seguite ogni giorno da casa, queste festività natalizie. A tra poco.